Allora, già che molti di voi sono interessati all'agricoltura biologica, io ovviamente vi spiego di quello che c'è attualmente come bando regionale. La nuova programmazione ovviamente è in corso di sviluppo presso l'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia e ovviamente con l'interazione del Ministero dell'Agricoltura, delle politiche agricole e forestali e ovviamente poi di conseguenza anche con la Comunità Europea. Quindi vi spiegherò i due bandi che sono usciti, che praticamente sono identici, dell'agricoltura biologica nel 2009-2010 e poi ce n'è stato un terzo nel 2012. L'agricoltura biologica fondamentalmente la Regione Puglia ha diciamo, preso le linee guida della normativa generale che riguarda l'agricoltura biologica e di quelle delle altre regioni che ne hanno utilizzato i regolamenti comunitari, il 2092. I principi dell'agricoltura biologica li sapete già in partenza. Si tratta di un sistema di agricoltura che prevede l'utilizzo o l'assenza dell'utilizzo di principi attivi convenzionali. L'utilizzo è invece quello di principi attivi consentiti in agricoltura biologica. I principi attivi consentiti in agricoltura biologica sono una limitata fetta di quello che è il bagaglio di principi attivi a livello mondiale presenti in commercio. Perché è una limitata fetta? Perché sono principi attivi in continua fase di sperimentazione e quindi le superfici a disposizione dalle aziende agricole convertite in biologico non sono ancora una fetta molto importante e quindi l'impresa multinazionale, chiamiamola così, non investe ancora in maniera molto spinta sull'agricoltura biologica, anche se il trend sta aumentando, sia come aziende agricole che sia come laboratori e centri sperimentali di multinazionali in questo settore. Come vi dicevo, quindi, è il divieto assoluto di principi attivi di agricoltura convenzionale. Questo perché? Perché è un'agricoltura che tende a privilegiare le proprie produzioni, evitando in maniera preponderante l'utilizzo di sostanze chimiche. Allora, voi giustamente mi chiedereste, e quei principi attivi consentiti in agricoltura biologica che troviamo il marchio, della coccinella o dell'ape sulle confezioni. Cosa sono? Sono principi attivi di origine di estrazione naturale. Molte di queste sostanze derivano dal piretro, che è un composto che si estrae per esempio da alcune piante floricole, tipo il crisantemo, che servono a combattere una moltitudine di insetti nocivi. Ovviamente l'efficacia dei principi attivi consentiti in agricoltura biologica non si può standardizzare. Ci sono alcune molecole che hanno un'efficacia pari al 100%, hanno anche dei costi notevoli, altre molecole invece che hanno un'efficacia più contenuta. È un sistema, quello dell'agricoltura biologica, completamente diverso, perché si attuano tecniche agronomiche, meccaniche, che sostituiscono quelle tradizionali dei trattamenti che si fanno in agricoltura convenzionale. La finalità è quella di avere un bassissimo impatto sull'ambiente e sulle relative produzioni. Non facciamo l'iter storico che non, diciamo, lo sapete
e quindi non ci dilunghiamo su questo aspetto. Il contesto invece che mi voglio soffermare è quello dell'attuazione di queste tecniche che consentono di aumentare l'humus del terreno. Ricordate che l'humus è quello strato di terreno, quell'habitat in cui si concentrano la maggior parte dei microrganismi, della microfauna terricola, che consentono la fertilità al terreno. Quindi se io incremento l'humus, incremento di conseguenza la fertilità stessa. Non è facile incrementare l'humus nei nostri terreni, non so di quali paesi la maggior parte di voi è, però ci sono dei territori poveri di sostanze organiche, quindi di humus, e territori un po' più ricchi, dipende dal tipo di terreno e delle coltivazioni che vi venivano coltivate. Affinché un terreno possa arrivare a una situazione di incremento di fertilità in agricoltura biologica, bisogna intervenire in un certo arco di tempo. La regione ha contemplato questo arco di tempo in 3 anni. Che significa? Che in 3 anni il terreno, le piante e l'habitat dei microrganismi, eccetera, che ci vivono, si dovrebbero depurare delle sostanze fitosanitarie e non solo, precedentemente all'inizio dell'agricoltura biologica. Quindi la misura 214, azione 1 della Regione Puglia, che è proprio la misura dell'agricoltura biologica, consente all'azienda che partecipa, un'azienda ovviamente iscritta alla Camera di Commercio, un'azienda condotta da un imprenditore, un coltivatore diretto, un'azienda che ha un minimo di superficie, percepire un premio. Il minimo di superficie è veramente molto limitato, nello scorso bando era minimo 1 ettaro, quindi diciamo accessibile a tutti o quasi tutti. Il problema è che chi ci dà la certificazione che le mie produzioni sono in agricoltura biologica, quindi che rispetto tutte le metodologie previste dal regolamento comunitario, è un ente di certificazione, un ente di controllo che io mi devo assoggettare come azienda agricola, devo avere l'ispezione e loro sono quell'ente che fa da collegamento tra me e l'azienda, azienda e la Regione Puglia. Se l'ente di controllo mi dice che sto rispettando tutto, ha verificato e ispezionato che sto rispettando i criteri dell'agricoltura, dà l'ok alla Regione. Questo avviene sia in maniera telematica che informatica e alla fine la Regione, tramite AGIA, emette il finanziamento all'azienda agricola. L'impegno è per 5 anni, quindi una persona che vince il bando dell'agricoltura biologica, quindi misura 214, azione 1, è vincolata sui propri terreni a rispettare per 5 anni l'agricoltura biologica. Non può l'ultimo anno rinunciare, non può utilizzare un fitofarmaco non consentito all'agricoltura biologica e non può diminuire la superficie aziendale. Incrementare sì, ma diminuire no. Questi erano i parametri previsti dal bando. L'azienda agricola in questi 3 anni di disintossicazione dei propri terreni, delle proprie coltivazioni, comunque può vendere la propria produzione, ma non può vendere come prodotto certificato biologico, quindi può vendere convenzionale, come se avesse sviluppato un'agricoltura di tipo convenzionale, quindi non può avere un riconoscimento sia dal commerciante che sia dal consumatore finale in termini economici maggiorativo. In questo caso può vendere il quarto e il quinto anno come prodotto biologico, perché ha superato il triennio di depurazione, diciamo così, tra virgolette, depurazione.
È ovvio che un'azienda che voglia partecipare all'agricoltura o che partecipa deve essere costantemente aggiornata, perché i concimi consentiti in agricoltura biologica, che quindi vengono da sostanza organica, allevamenti, eccetera, eccetera, devono avere determinati requisiti. Alcuni, in genere, negli anni possono essere abrogati. Quindi deve costantemente verificare quali sono i concimi consentiti, sia quelli di allevamento zootecnico, sia quelli di derivazione degli scarti di macellazione, sia quelli delle cave, eccetera, eccetera. E sia anche i fitofarmaci, perché la normativa è in continua evoluzione. E quindi, dico io, l'agricoltura deve essere un'agricoltura attiva, chi partecipa al biologico. Cioè, nel senso, non attivo nel solo di gestire un'azienda biologica, che è molto difficoltosa, non è facile, soprattutto se si è passati da un'agricoltura intensiva a passare alla biologica, non è facile, e sia dal punto di vista normativo, oltre che delle ispezioni. Dopo il terzo anno l'agricoltore può vendere le proprie produzioni come produzione, come olive, come olio, come frutta, come uva biologica, facendo riconoscere dal commerciante, dal consumatore finale, un quantum in più rispetto a quello dell'agricoltura convenzionale. Questo quantum in più non sempre viene contemplato dai commercianti. Quindi la nota dolente dell'agricoltura biologica è anche l'anello terminale, perché il commerciante finale, soprattutto se è un'azienda consistente, non dà certe volte neanche un centesimo in più a quintale o a chilo di produzione, e quindi l'agricoltore deve sfruttare strategie differenti, tipo la vendita diretta, in mettersi in sistemi di reti, consorzi, chilometro zero, eccetera, in modo tale da recuperare quell'incremento di reddito che gli spetta, perché un'agricoltura biologica in genere porta a una decurtazione della produzione. Nella maggior parte dei casi si ha un decremento della produzione. Le piante in agricoltura biologica, soprattutto le arboree, ma anche le orticole, tendono a difendersi naturalmente alle malattie, a recuperare quel, diciamo, stato immunitario che le contraddistingue geneticamente, che con l'aiuto dei fitofarmaci dell'agricoltura convenzionale aveva un po' la pianta stessa diminuito, assuefatto. Quindi l'agricoltura biologica, ma non solo l'agricoltura biologica, anche l'agricoltura biodinamica, eccetera, tendono quindi a innescare questo meccanismo di difesa della pianta. Ma la cosa più importante di questo meccanismo di difesa viene dal suolo, perché è il suolo che dà quell'input e alla pianta stessa e al territorio circostante, affinché si sviluppano, si incrementano quegli organismi utili che possono combattere quelle malattie, che purtroppo con i fitofarmaci utilizzati in maniera non consona o in un uso sproporzionato ha fatto sì che negli anni stiamo perdendo una serie di microrganismi utili. Ecco perché si sente parlare spesso di selettività dei principi attivi, cioè principi attivi convenzionali usati in agricoltura convenzionale, che però preservano una serie di microrganismi o insetti necessari, utili. Faccio un esempio, già che stiamo nel periodo delle ciliegie. L'utilizzo di fitofarmaci in agricoltura convenzionale, quindi selettivi, consente alle api, e non solo le api, tutti i pronubi, che sono insetti impollinatori, di riuscire a impollinare le piante di ciliegio. Il ciliegio ha un polline pesante, quindi ha difficoltà
tramite il vento a raggiungere i rami della stessa pianta o delle piante vicine, e quindi ha necessità dell'insetto. Quindi o l'agricoltore interviene con l'apporto di arnie, quindi con api, o deve cambiare tipologia di agricoltura se vuole avere un'ottima produzione. Non è facile cambiare la tipologia di agricoltura. Un esempio, e questo, come dicevamo prima, è anche questa iniziativa del Laboratorio Dal Basso, di far conoscere una serie di procedure e di tipologie di mezzi agronomici che consentono di evitare l'uso di principi attivi chimici, di estrazione chimica. Concludo con la misura 214, poi vediamo qualche aspetto. Ovviamente, ve lo ripeto, io riporto ciò che è uscito dal bando Regione dell'Agricoltura. Nella nuova programmazione ci saranno sicuramente delle sfaccettature differenti, però al momento non mi posso sbilanciare né sugli importi né su altre tipologie di agricoltura, se verranno finanziate o meno. Ma quando è prevista l'uscita, diciamo, della nuova programmazione? La nuova programmazione, l'ultima è stata 2007-2013, la nuova è 2014-2020. Anche quella precedente, 2007-2013, non è uscita nel 2007, è uscita nel 2009. Quindi ci si aspetta che la nuova programmazione della Regione Puglia dovrebbe essere poco prima dell'estate dell'anno prossimo o dopo l'estate dell'anno prossimo, quindi 2015, molto probabilmente. Poi non sappiamo se slitterà come è successo nel 2009, di qualche altro mese o anno. Chiudo il discorso della misura 214 azione 1. Il fatto che un agricoltore che partecipa all'agricoltura biologica sopporta quindi dei costi per l'ente di certificazione, ovviamente anche dei costi nella gestione dei propri appezzamenti secondo questo tipo di agricoltura, che all'inizio sono degli investimenti piuttosto consistenti, e quindi la regione viene in aiuto con dei finanziamenti in base al tipo di coltivazione e alla superficie. La regione dà un contributo. Vi faccio degli esempi: 330 euro l'ettaro per chi possiede gli oliveti, 450 euro per chi possiede dei frutteti, quasi 500 euro per chi possiede vigneti da vino, poco più di 800 euro per chi ha i vigneti da tavola e quasi 800 euro per chi ha il mandorlo, per farvi alcuni esempi. A ettaro sempre. I seminativi da foraggio o da orto, da foraggio e da cereale, danno fino a un massimo di 100 euro, quasi 100 euro a ettaro. Invece le orticole è qualcosa di più, stiamo sui 200 qualcosa a ettaro. Ovviamente ci sono delle problematiche differenti. In che senso del reintegro? Una cosa è l'integrazione, una cosa è il PSR biologico, quello è un aiuto in più. Ovviamente uno che partecipa all'integrazione, partecipa al biologico, ha due premi, uno dell'integrazione e del biologico. Uno che non vuole aderire all'integrazione fa solo il biologico, però è difficile trovare persone che facciano solo il PSR a sé stante dall'integrazione. Sono aiuti comunitari differenti. Uno è l'integrazione, è per coloro che possiedono colture seminative o olivetate. Prima c'era anche il mandorlo, adesso l'hanno abolito, sono già due anni che non danno più soldi sul mandorlo e rimangono fino a quest'anno le quote latte. Quindi quella è l'integrazione dell'olio, chiamata integrazione dell'olio, ma in realtà ho detto è l'integrazione dell'olio, dei seminativi, era anche del mandorlo, non c'è più, e delle quote latte per chi ha la zootecnia. Invece il PSR biologico è un aiuto sulle coltivazioni. Quindi se
PSR, piano di sviluppo rurale, piano di sviluppo, l'iniziale di questo calderone di tanti bandi della regione Puglia, piano di sviluppo rurale, che rientrano anche i famosi GAL, che vediamo se ce la facciamo a spiegarli in tempo. Tanto, ma bisogna sempre essere... sì, un requisito... coltiva... i requisiti sono o imprenditore o imprenditore agricolo... o coltivatore... bracciante no. Questo bando è per le aziende agricole. Quindi il bracciante che possiede degli appezzamenti di proprietà in affitto, quindi un operaio, allo scorso bando era escluso da questa partecipazione perché vogliono la regione, ma non solo la regione, la comunità europea è protesa verso dare l'aiuto a chi vive di agricoltura come azienda, non come braccia. Se tu fai l'operaio presso altre aziende non puoi poi condurre in maniera regolare. Questa è la prospettiva, che poi uno dice no, io realmente faccio l'operaio a tizio, però conduco i miei terreni a regola d'arte. E io dico, non puoi fare tutte e due contemporaneamente, quindi non sei, non rientri tra i beneficiari. Quindi l'imprenditore poteva sì, se invece fai l'imprenditore, cioè io metto manodopera, metto manodopera esterna per la raccolta, io vado la mattina alle 5 e mezza, alle 6 vedo che gli operai stanno per prendere posto alla raccolta delle ciliegie e me ne posso andare. E, no, il bracciante, un altro lavoro. Sta parlando come il bracciante, però puoi fare l'imprenditore. No, sono tre figure separate, o fai il bracciante, o fai il coltivatore diretto, o fai l'imprenditore. Non puoi fare... No, può fare anche l'agronomo. Se io ho 100 ettari, io guadagno di più dall'agricoltura che non a fare l'agronomo. E quindi il 51% del mio reddito è giustificato dall'agricoltura e posso essere imprenditore agricolo. Il 51% del mio tempo lo dedico in azienda, faccio poche perizie e quindi pochi finanziamenti. Il bracciante agricolo è una figura a parte che non c'entra niente col coltivatore diretto e con l'imprenditore agricolo. Se io faccio l'operaio, faccio l'operaio. Se io faccio l'imprenditore, faccio l'imprenditore. Se faccio il coltivatore... Sì. La maggior parte dei bandi, il bracciante agricolo è escluso da tutti i bandi, quasi tutti i bandi della regione Puglia. Ma se uno ha un'attività, una partita IVA al di fuori dell'agricoltura? Sì, per esempio l'agronomo, il perito agrario, l'ingegnere, l'architetto. L'importante è che il commercialista deve stare attento che il 51% almeno del reddito dell'anno 2014 venga dall'agricoltura, che il 51% del tempo l'architetto, l'ingegnere sia stato in campagna. Questo qua. Almeno. Del Trump, tutte e due, sono due requisiti. E si fa il bilancio. Io dalla libera professione di ingegnere guadagno 10.000 euro all'anno, dalla conduzione dei terreni ne guadagno 20, messi insieme sono 30, 10 in rapporto a 30, quant'è? Eh sì. Ma... Certo, se vuoi fare l'imprenditore devi fare in questa maniera. L'imprenditore è come... Ma se lei poi per questo non fa niente, anche 1.000 euro guadagnati sono più del 50% rispetto. Non può fare l'imprenditrice. Non può fare l'imprenditrice. Io ho dei miei clienti che sono finanzieri, purtroppo non ce la fanno perché il reddito della finanza o di altro è superiore a quello dell'agricoltura e non conviene. Altri invece fanno sempre della finanza, è un generale ancora di più, ha tantissimi ettari, guadagna di più dalle ciliegie
e che non dalla guardia di finanza, dal generale della guardia di finanza, e quindi si è iscritto come imprenditore. Quindi ci sono delle differenze. No, no, è per ogni anno per 5 anni. Per 5 anni. Tenete conto che alla scadenza del quinquennio esce sicuramente il nuovo quinquennio, l'altro bando. Quindi uno che sta in biologico, in genere sta già da un decennio, da un quindicennio, sta già da diversi anni in biologico. Quindi lo prende anche nei primi 3 anni di conferenza. Prende per i primi 3 anni. È solo un fatto extra bando che il commerciante non ti può acquistare prodotto biologico nei 3 anni, però successivamente sì. Ovviamente se io partecipo quest'anno al biologico la prima volta, non avevo mai partecipato, è ovvio che i primi 3 anni sono, ma poi posso stare anche 20 anni in biologico, posso vendere dal terzo anno fino al 20° anno sempre produzione biologica. Quindi solo quando interrompo, cioè non voglio più l'ispezione dell'ente di controllo, non partecipo più al bando, ritorno al convenzionale e là poi devo ricominciare da capo 3 anni di nuovo di riconversione, eccetera. Qui. In questo dei 3 anni. Sì. Non c'è modo di dimostrare. C'è. Sì. Per la regione Puglia e per l'ente di certificazione. Allora, per la regione Puglia sì. Per la regione Puglia le fatture di vendita di quel prodotto, se viene selezionata a controllo, devono essere riportate sulla fattura pesche non biologiche, olive non biologiche, olio non biologico. Cioè non si possono fare non delle analisi del terreno per dimostrare. Invece per l'ente di controllo lei può dire: guardi, io sto ho iniziato il biologico da quest'anno anche senza finanziamenti della Regione Puglia, pago voi come ente di controllo, mi venite a controllare l'azienda perché voglio garantire al mio cliente che quell'olio, quelle olive, quelle pesche, quelle che siano certificate biologiche. Allora l'ente di controllo viene a prendere campioni di foglie, di frutta e di terreno e verificano. Se ovviamente le analisi risultano positive, la iscrivono già dal primo anno come produttrice biologica. Quindi, però per quel discorso la regione deve attendere il terzo anno, però per l'ente di controllo è prodotto biologico. Ho capito, grazie. Quindi per gli aiuti, insomma, anche dal primo anno si possono avere praticamente. Gli aiuti li ha già dal primo anno, li ha già dal primo anno. Tant'è vero che i finanziamenti della. Perché io sono 10 anni che sono nel biologico, mi hanno dati dal primo anno, sì, il sovvenzionamento praticamente. Esatto. E controlli mai avuti. Cioè questo per esempio, non so se dipende perché è il liceo, non so se dipende dal tipo di... Vengono selezionati a campione. Comunque lei... Ma in 10 anni non sono mai rientrato. Comunque lei ogni anno... Comunque lei ogni anno ha l'ispezione dell'ente di controllo, ha detto prima Licia, ogni anno vengono in campagna, o senza di lei o con lei. Io per esempio parlo da tecnico, io non la chiamo l'azienda, vado io con il funzionario e lo porto io sui terreni dell'azienda, perché so che l'azienda è impegnata nei lavori e io... Non penso che sia avvenuto questo perché io abito, quindi... In 10 anni è impossibile, in 10 anni è impossibile. Ci sono stati solamente i controlli dal commercialista, ma non sul terreno. Perché sul terreno io per esempio sono quasi circondato da persone che usano vari disturbanti, quindi se vai a fare l'analisi nel terreno sicuramente qualcosa c'è, perché se ci sono i venti qualcosa c'è. Comunque bisogna rispettare la 2092, la 2092 della Comunità Europea, poi recepita dalle singole regioni. Cioè, a me io ho la certificazione. Attenzione. Qua ha sbagliato il tuo tecnico che non ti ha informato. Chi sta in biologico, mo ve lo dovevo spiegare anch'io, è ovvio che le tue produzioni, quando viene l'ente di controllo, dici guarda che a fianco a te c'è un vigneto, quindi questo filare di olive tuo
e quindi del tuo appezzamento, non lo puoi raccogliere come biologico. Sì, ma questa è teoria, cioè questa non è teoria, è pratica, è pratica. È teoria, perché poi a me non l'hanno mai fatto questo discorso. Vabbè, ma tu l'ignoranza, lo so, ma l'ignoranza paga. Se avevi un controllo e prendevano quelle olive di filare confinante, tu avevi una denuncia penale. Questo siamo d'accordo, ma il se è se. Nella realtà sono 10 anni e non è mai successa sta cosa. Questo voglio dire. Cioè, adesso conosci, sai che quel filare di olive non lo devi raccogliere, o lo devi raccogliere come agricoltura convenzionale. Non lo puoi raccogliere e mettere al frantoio e dire, guarda, questi 10 quintali di olive che ti ho portato sono di coltivazione biologica. Io veramente vorrei trovare più la maniera per non far pompare i vicini che non raccogliere. Però il io filare ti di, posso di, dire di, pur di essendo albero. Pur essendo giovane, ti posso dire che i titolari di azienda non avvisano i confinanti che si sta sfruttando dei finanziamenti sull'agricoltura biologica o altri finanziamenti. Ma guardi, qua torniamo quindi al discorso di prima, no? Dell'avvisare, non avvisare, lei, del parlare, cioè ci deve essere un controllo secondo me di repressivo per non far pompare, cioè perché il fatto che un singolo, cioè se io mi metto, cioè se io rischio, esatto, appunto. E appunto dovrebbe avvisare, dice guardi che io sto in biologico, se che mi fai avere una denuncia penale, se fai un trattamento con il vento. Ma forse ci siamo capiti, cioè, avvisare è una cosa così leggera che non funziona, perché io avevo le api, l'ho dovuto togliere, perché, cioè avvisare, e l'ho avvisato, cioè avvisare è una cosa leggera. Purtroppo è proprietà, cioè, avvisare. Purtroppo è una normativa che va all'agricoltore che aderisce al biologico, non va a colpire l'agricoltore che non aderisce al biologico. Ecco perché ho detto, sei tu che devi lasciarti un filare, due filari, non puoi dire all'agricoltore confinante, dell'appezzamento confinante, dici guarda io sto in biologico, non devi proprio trattare mai, né di giorno, né di notte, né con quello, né con quello. Quello dici, questa è proprietà mia, io faccio quello che credo e uso principi attivi. Tu lo puoi fare il biologico, ma ho detto, tu puoi fare il biologico. Ovviamente qua riguardano normative del codice Franco. Civile qua. Franco, scusa. Quello è un'arma. Quello è un'arma. Quello è un'arma a tuo favore. Nuovamente i nostri territori in se qui ci incontriamo oggi e stiamo discutendo sull'agricoltura naturale, io vorrei un minimo di attenzione su quello che io, su come io produttore biologico come io mi devo difendere dallo Stato, da un docente. Il docente dovrebbe insegnarmi perché a comportarmi in maniera tale che i fitofarmaci non vengano usati. Allora io al mio confinante l'ho minacciato, ho preso il fucile e gli ho detto dopo 3-4 volte, se tu mi metti ancora, se tu usi ancora, io ti sparo. Se no non possiamo arrivare a far perché west. No, perché mi scusi. No, aspetta, no, adesso io non sto scherzando, lo so. Perché le mie galline, io c'ho le galline, avevo le api, è arrivata la peste, non avevo più le api. Allora, il confinante faceva porcherie, allora, della malora. La interrompo subito. Vorrei prima, io poi non parlo più. No. Io vorrei che lei mi dicesse nella maniera più semplice possibile. Sì. Dato che lo Stato non mi protegge, perché lo Stato emana le proprie leggi a favore delle multinazionali, perché i fitofarmaci ci sono, perché ci sono i soldi, è una questione di economia, è una questione di finanza, scusami. Allora, se permetti, io vorrei imparare a difendermi contro
le multinazionali, perché io rivoglio la mia terra con gli animaletti che c'erano 30-40 anni fa. Se no, a me che serve stare qua, scusami? Me ne ritorno a casa, continuo a fare quello che ho sempre fatto, le api non ce l'ho più, continuo a falciare la terra come a me piace fare. Io vorrei che il mio docente mi insegnasse a dire fai questo, fai quello, perché purtroppo ci sono alcune leggi che ci impediscono, però noi abbiamo dei metodi. Io il mio l'ho trovato. Ho preso un fucile. Ho detto io ti sparo. Allora lo può mettere da parte il fucile. Ha un'arma ancora migliore del fucile. Ha il decreto, al DPR 290 del 2001. Allora, ha un'arma ancora più potente del fucile, che è il DPR 290 del 2001. Il DPR 290 del 2001 cosa dice? Dice che chi utilizza prodotti fitosanitari molto tossici nocivi deve verificare, deve utilizzare correttamente tali prodotti. Se nell'appezzamento confinante abbiamo un'abitazione che utilizza acqua piovana per l'uso domestico mediante delle cisterne, dei filtri, eccetera, oppure ha degli animali domestici tipo galline, conigli, eccetera, quindi ha un consumo diretto di queste produzioni di corte, diciamo così, può far evitare nel raggio di 200 metri l'utilizzo di qualsiasi tipo di fitofarmaco. Attenzione, 200 metri dall'abitazione. Cioè, se lei va a leggere il DPR 290 del 2001, troverà che sia dalle fonti irrigue, sia dalle cisterne, sia dei fiumi, sia chi ha cortili con animali per uso familiare, deve mantenersi a 200 metri per l'uso di questi trattamenti. Ci sono stati dei contenziosi su questo aspetto. Io sono stato nominato CTU dal Tribunale per queste problematiche. Non voglio entrare in merito. C'era una persona di un paese qua vicino che utilizzava l'acqua piovana per l'uso domestico. Ha perso il feto e l'agricoltore che aveva il ciliegeto ha dovuto risarcire un sacco di soldi. Quindi si fa tutto un procedimento legale. È proprio il Codice Civile e questo DPR che sanciscono queste indicazioni. E allora io cosa le ho detto? Avvisare. Voi mi criticate che io uso questo termine. Invece è il buon senso che deve ragionare. Quindi lei con l'avviso, con il consiglio, dice guarda, io non voglio mettere l'avvocato, ma tu non puoi fare queste cose, perché io uso le uova, uso questo, uso l'acqua, e quindi devo nutrirmi di queste cose. Se mi dovesse venire un puntini tumore, io poi ti devo... devo citarti per danni. Quindi il consiglio lo metto in guardia, perché avete sia il DPR e sia il Codice Civile, che sono due armi a vostro vantaggio, che già un avvocato già te le direbbe, perché conosce. Lo so, però la normativa è questa. A meno che non ci sono delle ordinanze comunali che restringono. Ci sono alcuni comuni come Turi, Castellana Grotto, che hanno abbreviato queste distanze perché ci sono abitazioni in campagna, sono molto diffuse, ci sono aziende zootecniche, che anche le aziende zootecniche devono rispettare la distribuzione dei liquami, dei letami in una certa maniera, e quindi ci sono delle ordinanze comunali per l'igiene e la salubrità dei luoghi. Quindi magari lei, che ha in potere nelle sue mani, come le dicevo prima, contatta l'assessorato del suo paese di residenza, si informa se ci sono delle ordinanze. Se non ci sono, aggiorna, magari le stampa il DPR 290 del 2001 o gli articoli del Codice Civile,
E magari dici, guarda, qui c'è questa problematica, non è solo la mia, è anche del signore di là dietro, è anche di quell'altro là dietro, siete in 10, in 20, in 30, può darsi che qualcosa i vigili, informati di questa cosa, sia col suo consiglio che sia con un bel verbale, possono fare qualcosa al confinante. Questa è un'arma più potente del fucile, perché pagare 3.000 euro di sanzione, e l'hanno fatto a Rutigliano, è una bella spesa per un agricoltore oggi, 3.000 euro di verbale. Poi se c'è, lei ci aggiunge la polizia provinciale, la guardia forestale, anziché un verbale sono 2, 3, 4. Deve avere il patentino, deve averlo. Colui che utilizza i prodotti molto tossici, per fare un esempio, sulla scatola ci deve stare il teschio o la croce di Sant'Andrea. Ok? Quindi il consiglio, sì, ti interrompo, scusami, il consiglio che le voglio dare al suo confinante, o di cambiare tipologia di trattamenti, convertire l'azienda o altro, o prendersi il verbale. Ok, prego. No, volevo soltanto aggiungere una cosa. Quando uno fa un'azione vicino a un vicino, c'è una nostra comune amica che gli dà tutte le informazioni sulle malattie che appunto, come fanno in terra libera dai veleni, cioè tutta una documentazione, dire guarda che ti possono venire queste malattie, magari tuo nonno è morto di tumore, i dottori non ti hanno detto il perché, guardate che se vuoi continuare, cioè dare anche questa informazione ai contadini può essere utile, no? Certo. E magari dire anche, guardate che ci sono dei finanziamenti per l'agricoltura biologica, guarda che se tu c'hai un oliveto ti danno 330 euro l'anno se fai biologico, e te ne danno 800 se hai un mandorleto. Cioè, perché poi a loro gli funzionano molto i soldi, no? Molta gente. Ragionano molto con i soldi. Allora, siccome ci sono dei soldi nel biologico, fatevi aiutare, avete i vostri, come si chiama, consorzi, sì, no? Io, enti che aiutano. Io quando introduco il corso dei patentini fitosanitari faccio questa premessa a tutta la platea, dico tutti i prodotti fitosanitari in commercio sono cancerogeni, sia quelli in agricoltura biologica sia quelli in agricoltura convenzionale. Dice, e come pure quelli in agricoltura biologica? Sono tutti cancerogeni, anche il rame usato in agricoltura biologica porta il tumore al colon, sterilità nell'uomo porta. Lo zolfo porta tumore al colon e al pancreas. È usato in agricoltura biologica. È ovvio che se uno lo usa con determinati dispositivi di protezione individuale, nelle giuste dosi e con le giuste prescrizioni, ovviamente i prodotti agricoli avranno il tempo di smaltire. Infatti c'è proprio la normativa, prevede il sempre DPR 290 del 2001, prevede il tempo di carenza, che io prima di raccogliere quelle mandorle, prima di raccogliere quell'uva, devo rispettare il tempo di, anche se è consentito in agricoltura biologica. Però sono tutte sostanze chimiche, anche se di estrazione naturale, quelle derivanti dall'agricoltura, che sono cancerogene, tutte, chi più, chi meno. Non esistono prodotti che fanno bene a noi e danneggiano l'insetto, assolutamente. Purtroppo sono prodotti concentrati, perché anche il rame è concentrato e puro al 100%, al 25%, quello che è, dipende dalla molecola come abbia. Cioè, facciamola, c'è una differenza sostanziale tra il translaminare, un contatto e un sistema. Certo. Cioè, quella poi, sì. È vero che il rame è cancerogeno, però il rame, se io lavo la mela, se ne va. Sì. Un sistemico ha una persistenza all'interno del frutto e della pianta, anche lo smaltimento della pianta, se io la voglio abbattere, è completamente diverso. È diverso, sì. Sistemico che un contatto. Ma non... Cioè, è ovvio che sono sostanze chimiche. Cioè, io uso il rame, uso il polpo, è ovvio che sono anche quelle sostanze chimiche, ma hanno una capacità di penetrare all'interno del frutto, della foglia, che è inferiore rispetto... Ecco perché vi dicevo, l'etichetta è importante, il tempo di carenza non per niente ve l'ho nominato, perché il tempo di carenza è il tempo necessario alla pianta e alla produzione di... Se mi cade l'ossicloruro di rame sulla mano, io mi lavo, non mi entra. Sì. Se mi cade un sistemico, come entra nella foglia, entra sulla mia mano. Certo, certo, certo. C'è una bella differenza.
però ho detto l'etichetta già vi dà queste indicazioni. Senta, però ci sono sistemi un po' più naturali, tipo a base di peperoncino, di tabacco, di ortica, sì, cioè ci sì. sono dei sistemi di aglio. Sì, anche bisognerebbe nella... forse anche elettromagneticamente esistono dei rimedi. Sì, anche nell'agricoltura biodinamica ci sono. Sì, però tenete conto che queste sono delle eccezioni, non sono proprio dei veri e propri principi attivi, perché il derivato del peperoncino alla fine non è proprio una molecola chimica, non è no, proprio appunto, una... sono rimedi naturali che funzionano. Sì. Noi stiamo sperimentando anche un sistema che è molto innovativo con una torre, che è una torre che è stata sperimentata in molte parti del mondo, soprattutto in America e in Australia, e stiamo avendo dei risultati eccellenti. Quindi No, questa è una torre naturale che lavora con materiali magnetici e diamagnetici, quindi non so. No, questa non modifica il campo elettromagnetico, è proprio un coordinatore di ambiente naturale, perché è fatto con materiali naturali, tipo terracotta e pietra, ecco. Sì. Quindi non vanno ad alterare il campo elettromagnetico, ma sono dei coordinatori di ambiente. Cioè, esistono tantissimi sistemi. Perfetto. Che però vedo che ancora non vengono considerati, conosciuti al termine. Beh, voglio giusto. Dire, come li conosciamo noi, che ci siamo informati, insomma, sì. degli operatori che si occupano proprio di quel sistema dovrebbero conoscerli anche meglio di come sì, li conosciamo ma noi. Le ho fatto l'esempio dell'agricoltura biodinamica. Se lei va nel Lazio di agricoltura biodinamica, vede una bella percentuale di agricoltori, anche il 12-13%. Venga in Puglia, vediamo quant'è la percentuale di agricoltura biodinamica. Stiamo sotto l'1%, stiamo. Eppure sono regioni non molto distanti tra di loro, il Lazio dalla Puglia. Cioè voglio dire, ci sono tanti altri sistemi, bisogna un fatto di... continuare ad informarsi, di informazione, integrarli. Di capacità, di se leva su internet troverà tantissimi video sull'agricoltura, per esempio biodinamica del Lazio, di agricoltori anche di una certa età che si sono convertiti con le serre, pensi un po', con le serre che sono... produzioni ad alto reddito, quindi un investimento notevole che hanno fatto come strutture, si sono convertite al biodinamico, ci hanno creduto, hanno visto in altre regioni, probabilmente hanno visto dei seminari, hanno provato nei piccoli 100 metri quadrati a fare una sperimentazione, poi l'hanno trasferita all'intera azienda. A noi veniamo da un percorso un po' più lento. Speriamo di avvicinarci anche alle altre regioni d'Italia nel più breve tempo possibile, sia per il biologico, per la biodinamica e altre tipologie di agricolture che esistono, anche l'integrato. C'è stato un exploit dell'integrato in Puglia che ha superato tutte le altre regioni d'Italia quando c'era nel 2005 il finanziamento sull'agricoltura integrata. Hanno tolto il finanziamento e è scemata tantissimo l'agricoltura integrata in Puglia. Dobbiamo svincolarci dai finanziamenti, ci dobbiamo credere di più come cultura e non è facile, però siamo sulla strada buona, perché anche nel mio piccolo sto notando più aziende che almeno si stanno interessando, mi fanno un colpo di telefono, mi dicono ma che cos'è sta cosa, ma come si può fare quest'altro, come posso combattere la peronospora senza utilizzare un derivato di sintesi chimica. Ci sono delle piante esca che mi aiutano a capire quando è il momento più giusto per fare il trattamento. Le trappole, nel mio paese le trappole 15 anni fa non esistevano, adesso non tutti gli appezzamenti hanno le trappole. E i professionisti, gli altri agronomi, i periti agrari, vanno monitorando queste trappole e consigliano o meno di fare il trattamento. Gli agricoltori risparmiano soldi con le trappole. E bisogna entrare in un sistema. Il sistema significa conoscenza. La conoscenza sta a tutti noi. Non dobbiamo dare la colpa ai professionisti o alla regione o al comune, è di tutti la colpa, però ognuno ci deve mettere il suo impegno a diffondere le proprie conoscenze. Se uno si riserva di non dire quali sono i metodi agronomici per evitare di fare i trattamenti, non è un agronomo. E così un vostro collega che ha qualche anno di esperienza più di voi, gli dice guarda,
per combattere la mosca non c'è bisogno che la trappola la metti qua, la devi mettere nell'esposta a sud, a 2 metri d'altezza. Se il terreno è più bianco ne devi mettere qualcuna di più perché è più soleggiato. Ci sono dei meccanismi che ti consentono di capire meglio se è il caso o meno di fare un trattamento. Nelle ultime annate, per chi ha le olive, da noi non si sono fatti trattamenti contro la mosca, proprio perché erano annate siccitose, quindi la generazione è saltata della mosca, gli oliveti abbandonati erano pochi e quindi la diffusione della mosca, delle olive, ha causato una percentuale di danno sotto la soglia di economicità, quindi sotto al 3%, al 2%. Quindi un agricoltore che non ha raccolto il 2% di quelle olive, di quell'albero, di quell'appezzame, non ha perso niente. È questo che bisogna far capire alle aziende. È questo che manca ancora oggi. Come la trappola, capire il momento migliore per fare il trattamento. Molti andavano a calendare a fare i trattamenti contro la tignola dell'uva, per esempio. Invece no, con la trappola solo se c'è il picco conviene fare il trattamento, ma se non c'è piccolo non spendo soldi. Le trappole costano 4 soldi, 50 euro costano le trappole. Un trattamento contro la tignola ti costa anche 600 euro. È bello il risparmio. Quindi bisogna entrare in un meccanismo di cultura e di approfondimento che dipende da ciascuno di noi. Certo, certo. La classica rotta. La caduta con sì. La cipolla o quant'altro. Anche uno sbaglio che. La conoscenza è potere. Uno sbaglio che fanno molti agricoltori che non si informano. Qual è? Per esempio, le cucurbitacee, che sono delle specie molto diffuse nel periodo estivo, la zucca, il carosello, il cetriolo, eccetera, eccetera. Hanno nelle loro foglie, nei loro rami, hanno delle sostanze che chiamate allelopatiche. Sono delle sostanze inibitorie alla stessa specie. Cioè se io in questo metro quadro ho messo la zucca invernale o la zucca estiva, l'anno prossimo non posso rimettere più la zucca sullo stesso metro quadro. Devo metterci per forza un'altra specie di un'altra famiglia, non più cucurbitacee. Perché se ho lasciato degradare la pianta su quel metro quadro, nel terreno ci saranno sostanze allelopatiche, inibitorie della germinazione delle zucchine, dei caroselli, eccetera, eccetera. Quindi è come la rotazione che facevano i nostri nonni per i seminativi, è la stessa cosa. Se ho un anno messo grano e quindi ho sfruttato tanto il terreno, poi l'anno dopo devo concimare. E perché spendere soldi nella concimazione chimica o ancora più costosa in quella letamica? Devo trovare un'alternativa, magari fare una coltura miglioratrice, tipo il trifoglio, tipo il favino, tipo la fava. Il terreno si riposa, riprende la fertilità, mi si arricchisce di microrganismi utili e l'anno dopo posso metterci l'orzo, il grano, il foraggio, quello che voglio. Cioè sono piccole tecniche agronomiche che i nostri bisnonni e nonni usavano, che però oggi è più facile andare alla rivendita e comprare un quintale di concime. È questo che deve cambiare oggi, che purtroppo non è facile, perché abbiamo avuto l'avvento del benessere della chimica. Ora dobbiamo ritornare alle cose, di una volta nel contesto attuale, cioè quando è giusto applicare un metodo agronomico e quando no. Tutto qui, quindi sta a noi capire il metodo più giusto, risparmio economico, miglioramento dell'ambiente, oltre che delle nostre produzioni. Poi se ci sono anche dei finanziamenti, ben vengano. Tutto qui. Questa è l'abilità. Oggi non esiste più il contadino di una volta. Scordate, oggi è la figura del titolare di un'azienda, di un possessore di un terreno, è la figura di un imprenditore. Come se avesse un negozio di abbigliamento, come se avesse una catena di montaggio di pneumatici, è la stessa cosa. Cioè deve capire, fare le sue scelte, gestire e sfruttare quanto al momento è a disposizione, perché la crisi
spezza le gambe. Però se noi ci continuiamo a usare delle metodologie sbagliate, ricavereremo ancora di meno e inquineremo per i nostri figli e nipoti i nostri terreni. Va bene. Infatti, qui ve lo dico, le rotazioni agricole, poi per esempio l'agricoltura biodinamica prevede anche un calendario lunare, il compostaggio. Per esempio, chi di voi ha un giardino e fa il compostaggio? Sono pochissime. Queste basta fare la richiesta al comune e te lo dovrebbero, uso il condizionale, gli hanno già dato. Ok. Quindi le compostiere, perfetto, che poi anche se uno non ha fatto la domanda al tempo suo, gratuitamente, 50 euro costano, non costano molto, però si riutilizzano i residui della cucina per fertilizzare il proprio giardino di casa. Quindi in campagna si dovrebbe fare la stessa cosa, non si può più bruciare per esempio in campagna, con il decreto 152 del 2006, è vietato la bruciatura dei rami di potatura. Quindi se vedete un vostro vicino che brucia in campagna, lo dovete avvisare. E se vieni beccato paghi 3.000 euro di sanzione. Quindi vanno da 1.200 in su, in genere fanno una multa di 3.000 euro. Quindi si dovrebbe ridurre in trinciato piccolino, in modo da integrare la sostanza organica dei nostri terreni, che purtroppo, ve lo posso assicurare, è povera di sostanza organica, perché noi tendiamo sempre ad arare troppo i nostri terreni, invece dovremmo arare molto di meno e dovremmo riutilizzare quella sostanza organica che invece bruciamo oppure non sappiamo riutilizzare adeguatamente. È ovvio che se ci sono delle malattie come nei vigneti, trinciare il materiale infetto significa moltiplicare la malattia. E là si dovrebbero utilizzare delle deroghe. La regione in questi ultimi mesi ci sta molto studiando su questo fatto delle deroghe, quindi per il momento non mi posso pronunciare, però vi posso dire che la regione è stata messa a conoscenza di questa problematica, non solo per i vigneti ma per tutto il contesto delle bruciature, delle stoppie, dei rami di potatura, e quindi ci sta lavorando per fare un disciplinare, una regolamentazione. Lo so. Xylella fastidiosa. Esperienza di funghi, io parlo di funghi, è un disastro. Sì, cioè, purtroppo. Gli alberi da frutta, cioè le potature dei fruttiferi, se non le bruci, cioè tra è un problema. Però se non c'è stata comunque malattia. Ma devi. Io sono molto, molto qualificato. Cioè, io dico tu, sì, ma se entri in giardini già malati che fai? Se la pianta è già malata che fai? Poti e di quelle ramaie bruci, cioè contro la legge bruci, perché lo fanno secondo me giustamente tutti. Il fungo sì, cioè no, non hai capito. No, io ti dico, allora, se la pianta è malata, tutte le piante malate, rose, alberi da frutta, eliminare la carica sporigena riduce la possibilità di nuovo attacco l'anno dopo. Infatti pure alle rose sempre si raccolgono tutte le foglie, cioè mentre si pacciama
con alcune piante invece la vite si raccolgono le foglie da sotto e si portano via, e quelle malate di fungo che si vedono chiaramente, perché se tu un pesco c'ha la bolla lo vedi, se un albicocco ha la bolla, cioè i funghi si vedono, le rose malate si vedono. Se io prendo quella roba e la composto, se il mio compost non sale ad almeno 70 gradi, giusto, e i cumuli ecco devono... Sì. No, ma io ho studiato ecco tanto, sì, cioè non... Ma tanto, però... Ci sono delle condizioni microclimatiche, ci sono delle condizioni microclimatiche del terreno e dell'habitat della pianta che consentono anche di debellare una malattia che c'è stata l'anno precedente. Ma io lo so, solo che è diverso quando uno lo fa per mestiere e devi garantire una resa e un risultato rispetto a se lo fai nel tuo giardino. Ma comunque io anche facendo il compost, anche nel mio giardino, tendo a bruciare tutto ciò che è malato per ridurre il potenziale di no, perché si propaga, cioè il fungo, se tu studi come è fatta i funghi vinceranno sull'umanità. Sulla viticoltura purtroppo ci sono delle problematiche serie, purtroppo per la viticoltura, ma anche per le colture ad alto reddito, pesche. La pacciamatura del cippare, la potatura al loco, sì, e usarla per pacciamare per non portarla via, perché sappiamo quali sono i costi di smaltimento. Tutti quelli che fanno grosse potature hanno la cippatrice, il cliente è tutto contento perché dice ah, così è naturale, non sapendo che stanno facendo un danno alla pianta enorme. Uno, perché non si usa la materia fresca per compostare, e due, perché la carica di batteri, funghi, virus, aumenta in loco. E lo buttano sotto. Si può fare. Dal capitolato, da alcuni capitolati prevedono che puoi anche portarlo via. Se poi dal capitolato per quella manutenzione. No, stiamo parlando. Io che lo faccio per mestiere, non lo posso fare. Devi avere una autorizzazione al posto. Io già devo stare a casa sua. Cioè, devi avere dei requisiti, un terreno di tot dimensione, lontano dai edifici. Eh sì, perché. Che non è facile trovare nei nostri territori, almeno nella mia provincia è difficile, ma non so nella provincia di Brindisi se c'è un sito di compostaggio. No, la normativa l'hanno fatta per un fatto ambientale, sia per l'incolumità delle persone in transito sulle strade, perché gli agricoltori avevano l'abitudine di posizionare i rami di potatura vicino ai muretti a secco in prossimità delle strade, e quindi il fumo, soprattutto dei rami di olivo che è biancastro tendente al grigio, fa nebbia e quindi inibisce la visibilità. È un fatto poi soprattutto, infatti il decreto legislativo 152 del 2006 è il decreto ambientale, testo unico dell'ambiente, perché appunto del 2006, DL 152 del 2006. È un ammendante, però chi ha sviluppato questa normativa, quindi una commissione al Ministero, l'ha fatto per un fatto ambientale, quindi si riduce la sostanza organica del terreno, si dà un consumo maggiore di fitofarmaci, di concimi chimici alle coltivazioni successive,
e ovviamente si riduce la carica microbica del terreno subito dopo l'incendio, perché sapete che nei primi centimetri di terreno dove c'è stata la combustione muore tutta la componente, la microfauna, microflora selvatica, e quindi tra cui rientrano i microrganismi utili, e quindi poi diventa terreno colonizzato da microrganismi nocivi perché non trovano competitori, e quindi è stata vista come un danno ambientale di... La bruciatura nei primi 3 centimetri che si concentrano la maggior parte dei microrganismi utili, purtroppo è così. Loro l'hanno vista più come un danno di carbonio, quindi ambientale, un inquinamento come il gas di combustione delle nostre auto. In realtà è un danno, diciamo, più circoscritto, però l'hanno visto come una cosa ambientale. È un ammendante comunque ricco di potassio e fosforo, però comunque è un ammendante povero, non è che io sto facendo una concimazione, assolutamente no. Alcune piante l'eccesso di cenere, quindi fosforo e potassio, può anche inibire certi processi. Allora cosa ci si aspetta da chiunque abbia un pezzo di terra e degli alberi e che costantemente dei residui di potatura, che si rivolga a qualcuno che gli faccia del cippato? La normativa prevede che lo devi smaltire come rifiuto speciale. Quindi devi prendere e portare... Quindi o lo devi portare a dei centri autorizzati, che in genere nei comuni, ogni comune c'ha della sostanza vegetale, che quasi ogni comune c'ha proprio un'isola prevista per il verde, anche quelli del verde ornamentale vanno a conferire in questi diciamo siti, oppure indipendentemente lo devi smaltire come rifiuto speciale, quindi con apposite condizioni, con delle ditte di smaltimento. Ma questo secondo te è possibile? Costo. Lo fanno. Ma c'è qualsiasi persona che ha un pezzo di terra se lo può permettere? No. Ti posso dire che in questa normativa rientra anche lo smaltimento dei contenitori dei fitofarmaci, e quindi un'azienda, una media azienda, spende 100 euro all'anno e fa una convenzione con una ditta di smaltimento. Questa ditta di smaltimento, oltre a prenderti i contenitori vuoti, le batterie del trattore, il filtro del trattore, l'olio esausto del trattore e non solo, ti prende anche i contenitori vuoti o pieni dei fitofarmaci o eventuali residui del trattamento che tu hai opportunamente aperto la cisterna del trattamento e messo in dei contenitori ben sigillati, delle taniche. Quindi loro fino a 50 kg, fino a 100 kg fanno una convenzione con te, dici: io vengo 2 volte all'anno, vengo a marzo e a novembre e vengo a prenderti questo materiale, mi devi pagare 100 euro più IVA. E quindi se la vedono loro a smaltirlo nella discarica appositamente prevista, e così anche il materiale vegetale. Diversamente te lo porti, diversamente devi... Diciamo che la Puglia per questo aspetto si è mossa negli ultimi mesi con delle deroghe, perché le uniche deroghe della Puglia per il decreto 152 del 2006 erano solo per i seminativi in vicinanza dei boschi, quindi per un danno da incendio. Invece gli interessamenti delle organizzazioni sindacali, delle centri di assistenza agricola, per intenderci, Coldiretti, Confagricoltura, la CIA, eccetera, eccetera, la Copagri, hanno consentito all'assessore Nardoni, e non solo, di trovare delle deroghe anche per chi non avesse solo i seminativi, quindi la bruciatura delle stoppie, ma bensì anche per i vigneti, i frutteti, gli oliveti, eccetera, eccetera. Però al momento non mi posso sbilanciare, perché era proprio qualcosa di qualche giorno fa, quindi non so se è uscito sul BURP qualcosa in merito. Quello è per la bruciatura delle stoppie, perché dalla 15 giugno al 15 settembre, salvo alcuni paesi
che hanno delle zone a parco, si chiamano delle zone di interesse paesaggistico, SIC e ZPS, non so se avete sentito mai queste sigle, sono delle zone a protezione speciale che hanno dei partiti, per esempio il falco grillaio, ci sono delle condizioni paesaggistiche particolari, voi sicuramente l'Alto Salento, la Valle d'Itria, sicuramente ci saranno qua vicino delle zone, esatto, ci saranno delle zone particolari. Quindi no, è ancora prima, dal 15 maggio e finisce mi sa il 30 settembre. 15 maggio. Per chi c'ha i terreni in prossimità di queste zone paesaggistiche, per gli altri dal 15 giugno al 15 settembre. Vale a dire, per gli uliveti che hanno un po' di fascine, qualcosa da bruciare, come devono comportarsi? Siccome un oliveto non è un seminativo, lei deve, ho detto, rispettare il decreto legislativo 152 del 2006, cioè non può bruciare. A meno che il comune di residenza, ho detto Ceglie, ha fatto un'ordinanza con l'interessamento dell'assessorato all'agricoltura di Bari o di Brindisi e abbia trovato delle deroghe per chi ha la xylella fastidiosa, ha una malattia importante, può fare la ma deve fare comunque un'istanza, che io sappia. Dice, guarda, io ho quest'anno questa malattia imponente, non posso trinciare, perché l'operazione di riduzione in rametti piccoli è la trinciatura o il deceppamento, non posso trinciare perché diffonderei questa malattia, come posso fare? In genere i vigili dovrebbero sapere se ci sono delle ordinanze comunali oppure si deve rivolgere all'ispettorato dell'agricoltura della provincia o della regione, okay, per chiedere la deroga. Però la deroga, ho detto, o è comunale o è individuale. Però al momento, ho detto, l'assessorato sta approntando un disciplinare che dovrebbe essere uguale per tutto il territorio pugliese. Quindi, però, non so ancora i contenuti, se è uscito a giorni o deve essere ancora pubblicato. Quindi non mi posso sbilanciare. Sul sito della Regione Puglia, normale, basta mettere bruciatura e dovrebbe uscire tutti i decreti di BURP riferiti alla bruciatura, non solo delle stoppie, ma anche dei rami di potatura. La bruciatura delle stoppie è consentita solo in determinati periodi, prima del 15 di giugno e dopo il 15. Perché le stoppie, siccome non tutti gli agricoltori fanno le precise, cioè sono delle fasce di rispetto tra il seminativo puro e il confinante. Quindi sono delle fasce che l'agricoltore semina e ara ma non raccoglie, perché se dovesse capitare un incendio non causa danni al confinante. Siccome non tutti hanno degli appezzamenti normali, cioè hanno anche dei boschi vicini, e siccome i boschi in Puglia sono pochissimi purtroppo, allora hanno fatto questo, per fortuna hanno fatto questo decreto affinché si potesse evitare gli incendi boschivi. Sì, per i... qui ci sono due correnti di pensiero. C'è la corrente di pensiero che disinfetta il terreno per la successiva coltivazione e l'altra corrente di pensiero che tu uccidi la microfauna superficiale e inoltre con il fuoco potresti allontanare dei insetti, uccelli, eccetera, che nel territorio sono importanti, però dagli incendi potrebbero, estinguersi o non andare più al nido della propria prole, eccetera, eccetera, capito? Quindi ci sono opposte, ci sono dei professionisti che avvalgono, dei professori che avvalgono una, come anche lo scasso. Per esempio io sono contrario allo scasso, alcuni colleghi sono a vantaggio, agronomi, professori sono a vantaggio dello scasso del terreno. E ognuno dove sta la verità? La via di mezzo. Io non condivido lo scasso e la ratura profonda
con la macinazione del pietrame che fuoriesce, quello è lo scasso. Se arrivano a 70-80 cm e oltre, significa portare in superficie delle pietre che verranno macinate per consentire alle, in genere, coltivazioni arboree di crescere in un terreno con un franco di coltivazione, cioè con uno strato idoneo alle radici. Per me è negativo, perché quella roccia in quel contesto dà un apporto di habitat particolare, specifico. Quindi andare a togliere quella roccia significa creare un dissesto idrogeologico, un rumore che può danneggiare questi organismi che ci circondano, che noi non li vediamo, però è una lavorazione che richiede diversi giorni a distruggere delle pietre, oltre a creare rumore. Ci sono una serie di motivazioni tecniche che io condivido. Altri professionisti dicono: no, tu dai spazio alle radici, alle piante future, quindi trattieni con le radici quel terreno, non c'è dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera. Ognuno ha delle correnti di pensiero differenti. È ovvio che se uno acquista un terreno che è tutto pietroso e pochissimo il terreno, non ha fatto un affare, le posso dire io. Non ha fatto un affare, oppure trasformarla a pascolo, se ha vocazione dell'allevamento. Ma poi adesso c'hanno le tutele, adesso non si possono più macinare le pietre senza le dovute autorizzazioni, soprattutto nelle zone paesaggistiche, quindi con la foto aerea hai una bella denuncia penale. Però ho detto, io più che dirvela le cose, ognuno poi si assume le sue responsabilità. Ma non solo Manduria, anche nel sud-est barese è polvere, perché comunque pietrame porta polvere, non è terreno, tutto 100% terreno, è tutto pietrame di diversa pezzatura. Adesso non si può fare più, da ottobre dell'anno scorso c'erano delle restrizioni, ma comunque dovevi fare una richiesta alla provincia, quasi nessuno la faceva, però adesso non credo che lo faranno più, perché soprattutto la zona di Taranto negli ultimi anni sta subendo dei dissesti idrogeologici importanti, oltre all'eccessiva pioggia. Però questo macinare in maniera così spinta per tante aziende, per tante particelle catastali, potrebbe avere avuto un'influenza sugli ultimi dissesti che abbiamo subito. Potrebbe, non lo so. Lo fanno perché si dà uno strato di terreno profondo di cui le radici possono arrivare e nutrirsi, anziché avere 10 cm te ne do 70 di centimetri, quindi mi produce di più la pianta. Con 10 cm avrò un grappolo striminzito, con 70 cm avrò 5 grappoli, 6 grappoli, 8 grappoli. E oggi si deve perdere la mentalità della produzione, si deve avere la mentalità, o meglio, della produzione di quantità, si deve avere la mentalità della produzione di qualità, che è quello che ci chiede anche la comunità europea. Ok? Importante aspetto dell'impresa, vabbè, questo lo tratterete domani con l'agricoltura degli Stati Uniti, vi faccio solo un accenno. L'importante è chiudere l'anello, cioè il mercato. Se noi siamo dei bravi imprenditori, anche dei bravi coltivatori diretti, facciamo tutto bene, rispettiamo tutto, però poi non sappiamo vendere con la mentalità imprenditoriale la nostra produzione, abbiamo lavorato sodo tutto l'anno e abbiamo ricavato poco. Che cosa voglio dire io con questo? Che dobbiamo perdere quella mentalità che ci contraddistingue da decenni, di guardare solo il nostro appezzamento.
dobbiamo aiutarci tra di noi, cioè anche il frantoio stesso che non fa le riunioni, anche una semplice riunione per sulla DOP oppure sulla catena dell'olio biologico o sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o sulla guida, sulla patente dei trattori, è sbagliato, perché è un primo passo che ci fa capire che sono tanti soci di un frantoio, ma ognuno se ne va per i fatti suoi. Quanti frantoi utilizzano l'acqua di vegetazione per apportare concime organico naturale ai propri terreni, dei propri soci? Pochissimi, pochissimi. Qual è il concime naturale, l'acqua di vegetazione? Si fa una domandina all'ARPA, alla provincia, al comune, che poi è la stessa istanza, cambiato solo l'ente di riferimento, per l'utilizzo di questi scarti della molitura delle olive. Quella è tutta sostanza organica, povera, come abbiamo detto prima, la cenere, però aiuta la pianta a difendersi da sola, incrementa. No, la sansa, attenzione, l'acqua di vegetazione è il derivato della molitura. Oltre la sansa c'è l'acqua di vegetazione che viene distribuita come se fosse un'innaffiatura alle piante. Ha purtroppo un cattivo odore, però se il trattorista del frantoio che fa la domandina e dopo un mese gli danno l'ok, va nei diversi appezzamenti con la giusta velocità col trattore, quindi non concentrando solo alcuni punti questa acqua di vegetazione, e l'agricoltore poi nelle successivi giorni fa una aratura, quindi interra quella sostanza organica, l'odore in 3-4 giorni non si sente più, il terreno è migliorato, risparmiate acqua perché il terreno ha aumentato la sua fertilità, quindi la sostanza organica che trattiene l'acqua, e voi risparmiate concimi eccetera eccetera. No, sul terreno si spruzza. Che io sappia agronomicamente, no. No, al terreno. Questo è come... Eppure sulle foglie poi la puzza si sentirà per più giorni, invece nel terreno dopo 2-3 giorni faccio l'aratura, sto tranquillo. Sulle... Com'è? Sì, una ripatura, diciamo, una rippatura significa solcare senza rivoltare la terra. Per esempio un'altra pratica che noi non facciamo nei nostri terreni, ma non so nella zona del Brindisino, è quella del sovescio, anche dell'infestante. L'infestante, anche dopo una concimazione con l'acqua di vegetazione, ovviamente è un concime anche per loro. A che serve diserbare quell'erba spontanea? Oltre che a una serie di utilizzi, vedrete nei prossimi giorni, delle piante spontanee che hanno tante vitamine, tante proprietà, non ha nessun utilizzo il diserbo di quelle specie, ma bensì potrebbe essere un'integrazione della sostanza organica al terreno e alle piante coltivate, perché quello non è altro che l'utilizzo dalla pianta spontanea dei primi centimetri di terreno delle microelementi. Io che cosa faccio? Sovesciando, cioè girando la fetta, quindi con degli aratri che hanno i dischi praticamente, vado ad interrare, a reintegrare quella sostanza organica.
Quindi migliorerò la fertilità del terreno, risparmierò di acqua, perché è sostanza vegetale che deve essere degradata, la radice dell'olivo, del frutteto, sfrutterà quel microclima e quindi sfrutterà quell'acqua, quelle sostanze nutritive che erano state prelevate dalle piante spontanee, dalle piante infestanti. Ciò che noi in questa pratica la facciamo poco. Allora, il momento migliore che si dà, anche lo si fa per chi fa la rotazione culturale mettendo la fava, il favino, l'oietto, il trifoglio, il momento migliore è quando fiorisce una pianta. Perché il momento migliore? Perché la pianta sta concentrando tutte le sue energie per la riproduzione e quindi io devo sovesciare quando è quasi in fioritura o è appena fiorita. Qual è il momento migliore? I nostri terreni che sono poveri di acqua, che andiamo continuamente ad arare, sbagliatissimo, una ratura che invece va bene è proprio questa qua, quella del sovescio, che noi purtroppo facciamo poco e niente. E infatti la Regione Puglia, con una misura che vi devo spiegare... Sì. Ed è una differenza di costi, io non lo sapevo, me l'hanno spiegato, notevole. Perché cioè, è un consumo di carburante notevole. Se non capiscono, cioè il vantaggio te lo trovi negli anni. Io non sto dicendo che va bene così, è per cercare di combattere sì. una mentalità. Sì. Quando ti obiettano questa cosa, tu non puoi che dire ok, è vero, perché questa, cioè se uno nega questo, se gli dici al contadino. Vabbè, ma che ti importa cacciare questi 300 euro in più? Quello ti guarda, ti dà un calcio nel sedere. Vabbè, però se tu mi spieghi che i 300 euro sono acqua, sono vitamine, sono sostanze... Sì, però è un vantaggio che lui vedrà negli anni. Sì. Certo. Cioè questa è la verità con cui uno si deve confrontare, se no cioè, io faccio, voglio dire, faccio giardinaggio biologico, ma io mi rendo conto che la mia scerbatura a mano costa molto di più che una passata sul Roundup sulla ghiaia, cioè a me mi devi pagare 2 giorni di lavoro per farti la scerbatura a mano della ghiaia. Allora chi lo può fare lo fa. Dopodiché quando vai a fare un contadino un ragionamento del genere, in questo senso ci dovrebbero essere delle integrazioni soprattutto per la partenza, per la conversione, che dovrebbero essere ben diverse dalle cifre che sentiamo dire, perché all'atto pratico il vantaggio gli arriva negli anni, il vantaggio gli arriva nella qualità. E molte di queste persone, qual è anche il problema? Che molte di queste persone non hanno proprio gli strumenti culturali per raggiungere altri esatto. mercato. Perché io posso vendere l'olio biologico ai miei amici a Milano a 10 euro il litro direttamente senza passare. Quelli vendono le olive perché i poverini, cioè non hanno proprio gli strumenti, non sanno nemmeno che a Milano c'è qualcuno. Quando io ho detto, guardate, perché io ho vissuto in Umbria tanti anni, ho detto, guardate, che meno di 12 euro al chilo, non al litro, in Umbria l'olio, e non è l'olio della Liguria, cioè non è nemmeno il migliore dell'olio, ma non te lo danno. E gli appezzamenti anche più piccoli hanno il loro piccolo frantoio perché non si vogliono mischiare con le olive di quell'altro perché devono garantire un livello di qualità. Quelli ti guardano come se stessi parlando degli appezzamenti. Certo. Come se avessero guardato e dico, sai, ho visto un signore verde con le antenne che cammina, tu mi guardi e dici, questo non sta bene. Cioè, la realtà è anche questa, per cui se uno, cioè io sono contro il Roundup e non lo dovrebbero soprattutto usare i comuni per disinfettare i corpi di strada. Eh sì, perché è un fatto economico, ragione economica. Quello è proprio giustificato, però andare a dire a chi ha 2-3 tagli di vetro e l'ha sempre fatto così e c'ha una condizione
spiegavo, quando ho visto su carta i conti, ho detto beh, fino a che non si tassa il Roundup per il danno ambientale che fa tutti noi, perché quello è il problema, è forte. La tassazione è bassissima di questa roba, cioè questa roba ci arriva al 4%. Se io per l'azienda agricola, sì. Se io vado a comprare, cioè, poi vabbè, se entriamo nelle registrazioni dei prodotti per l'agricoltura è una follia, cioè antiparassitari registrati come concimi, cioè è una questione di scelte legali, però è difficile in certe situazioni andare a dire a una persona non fare questo e fai questo. Bisogna far capire l'alternativa, più che altro. Per, certo, però. Le conversioni, che però, non sono questi sono ridicoli, perché gli ortaggi 100 euro l'ettaro, cioè fare l'ettaro. I cereali, 100 euro, foraggi e cereali 100 euro l'ettaro, invece gli orticole 220, 200. E infatti per gli orticole ci sono problemi perché devi comprare le piante. Biologiche, le piantine biologiche certificate oppure il seme biologico certificato, e certe volte si va all'estero a comprarlo in Francia perché in Italia non c'è nessuno, purtroppo è un problema questo. Allora, uno deve pure capito avere un minimo di senso di realismo, di dire io non lo uso, però cioè, non è che uno lo capisci, cioè, sono anche altri noi discorsi che bisogna fare in questo senso. La sua risposta è giustissima, però è un primo passo. È vero che sono importi piuttosto contenuti quelli della regione Puglia per l'agricoltura biologica, però magari nella prossima programmazione potrebbero essere anche il doppio gli importi. E quindi faccia capire qual è la differenza di diserbo di un ettaro di oliveto e di trincio sì, e rippatura di un ettaro di oliveto, cioè quando senti i costi sono completamente, però esatto, il trattorista ti costa 150 euro massimo, e quindi la matematica è quella, purtroppo è così. Ah, col trattorista dicevo, col trattorista costa sì. No, anche qualcosa di meno, 150 si prende il trattorista, più il prodotto, no, 150 in genere, non lo so, nella provincia di Brindisi, 150 con la relativa assunzione, tanto un ettaro in due ore lo fa il trattorista, quindi pochissimo il tempo che ci mette, eppure è tanto, due ore, quindi invece fare la trinciatura di carburante, solo di... Sì. È anche vero. È anche vero che le frese predisposte al taglio dell'erba, quindi a lasciare la soletta di 5 cm dell'erba, da noi si stanno diffondendo negli ultimi 2-3 anni, non ce ne sono. Devi adattare la fresa per l'aratura, la devi sollevare per fare la trinciatura dell'erba. Quindi diciamo un adattamento. Esatto. Che rischio di. Sì, sì, da dentro. È pericolosissimo, non li puoi tenere. Comunque bisogna far capire i lati positivi della trinciatura, che consentono di risparmiare tantissima acqua, tantissimo concime, innescano dei meccanismi nella pianta di difesa, e quindi è ovvio che ne troverà giovamento la produzione. Io vi faccio degli esempi di sia di oliveti a palo del colle che sono precisi, quindi sono dei filari precisi, hanno sfruttato la misura dell'inermimento, la misura 214 azione 4 e 5 della regione Puglia, e hanno un contributo, purtroppo non è molto, stiamo sui 145 euro 165 euro a ettaro, purtroppo è pochino, però si è partiti. In altre regioni già c'erano da un decennio, tardi, ma si è partiti. Probabilmente nella prossima programmazione non saranno 160, saranno il triplo, può darsi, non lo so. Comunque
è un contributo che avvalora chi vuole fare un'agricoltura di qualità. Lo stesso, io vi faccio un esempio di un vigneto da tavola che sembrerebbe impossibile condurre con l'inerbimento. Nel mio paese c'è, produce bene, produce di meno, però se uno si fa i conti di come l'ha venduta, di quanto l'ha venduta e di tutti i costi che ha risparmiato, conviene. Ovviamente il primo anno è poco, però poi il secondo anno ha guadagnato in maniera notevole. Ci vuole. Il confronto ci deve essere. Tutte e due sono delle pratiche agronomiche ottimali. Il sovescio è migliore perché il sovescio trasferisce quella fetta di terreno con, ho detto, possibilmente una leguminosa, ma se non c'è anche l'infestante, di quella sostanza vegetale già ricca d'acqua. Invece la trinciatura significa tagliare l'erba. Il residuo di quell'erba cade direttamente sul terreno e quindi quell'acqua evapora subito perché il sole la brucia, diciamo. Però un minimo di acqua e sostanza organica rimane nel fogliame rimasto e quindi innesca i microrganismi utili. Il sovescio dà il 100% dell'efficienza, diciamo. Invece il taglio dell'erba stiamo sui 60%. In natura, ricordatevelo sempre, come stanno dei microrganismi utili, stanno dei microrganismi dannosi. Noi con l'agricoltura convenzionale stiamo aumentando i microrganismi dannosi perché, e stiamo riducendo la fetta di quelli utili, perché stiamo causando la resistenza dei microrganismi dannosi. E fate finta che la pianta è come noi. Se io per un raffreddore, per un'influenza, mi prendo un'aspirina, dico: beh, l'anno prossimo mi capita di nuovo, ne prendo una e mezza, la stessa. Così è per le piante. Se utilizzo lo stesso principio attivo consecutivamente negli anni, quel microrganismo diventerà una calamità. Io vi faccio l'esempio del mio paese. Il mio paese, la tignola dell'uva, che è una farfallina che ovidepone le proprie uova sull'acino, quindi fa un buchetto, causa un prodotto incommerciabile, non se l'acquista nessuno l'uva con tante macchioline, era un microrganismo inesistente 15 anni fa. Anche mio nonno mi diceva: sì, qualche danno c'è, ma giusto qualche grappolo. Negli ultimi 10-15 anni è diventata una calamità, perché tutti quanti gli agricoltori hanno utilizzato, come la signora diceva errando, hanno utilizzato tutti lo stesso principio attivo. Questa farfallina è purtroppo diventata resistente e quindi è diventata una calamità. Si spendono soldi per abbattere questo insetto, che voi non avete idea quanti soldi spendono i viticoltori per abbattere questo. Come stiamo tentando di risolvere questa calamità? Con le trappole. L'uso delle trappole, l'uso della rotazione dei principi attivi. Voi dovete fare degli incontri tecnici con dei professionisti, anche delle case farmaceutiche, perché anche se non volete fare l'agricoltura biologica o un altro tipo, volete fare l'agricoltura convenzionale, dovete sempre cambiare il principio attivo, o meglio, dovete cambiare il meccanismo d'azione del principio attivo. Se un principio attivo agisce sul sistema nervoso della cavalletta, l'anno dopo devo usare un principio attivo che uccide la cavalletta all'apparato, l'epidermide, o l'apparato respiratorio, o l'apparato riproduttivo. Cioè dovete trovare un meccanismo d'azione differente. Solo così, trovando in un territorio un meccanismo d'azione differente, quel microrganismo non diventerà esplosivo, non avrà resistenze interne
E così riusciremo a combattere anche i organismi nocivi senza problemi. Ho fatto l'esempio della cavalletta, perché mi è venuto in mente la cavalletta, né? Non per niente. La mia domanda era se questi funghi di cui si parlava prima sono naturalmente attaccabili, cioè incentivando un processo naturale di... Sono naturalmente attaccabili, solo che noi, per la facilità della chimica, tentiamo sempre di utilizzare la chimica. Se ci informiamo un poco di più, sappiamo che per quel fungo c'è il suo antagonista, che può essere un stesso fungo o un'altra specie. Possiamo trovare delle piante esca che ci preavvisano. Per esempio, nel nord Italia ci sono molti vigneti circondati dai roseti, in Puglia poche e niente. Perché? Perché là sono più intelligenti di noi. Non è che sono più intelligenti di noi, è che hanno messo delle piante esca. Se io vedo l'oidio, che è una muffa, un fungo, che mi causa delle macchioline bianche sulla rosa, so che dopo 2 o 3 giorni attaccherà il mio vigneto. Quindi la rosa, che sta in genere perimetralmente, mi preavvisa il momento giusto per fare il trattamento. Così la peronospora, così tutte le coltivazioni. Abbiamo dei sistemi, li dobbiamo sfruttare tutti. Bisogna conoscerli e sfruttare. Quindi gli incontri tecnici, che cosa volevo suggerire? Invitate come associazioni, come comune, con i laboratori dal basso, con tutto ciò che avete a disposizione, tecnici, professori, sperimentatori, vostri colleghi, qualcuno che ha un'esperienza più di voi, che vi dica: guarda che è nata questa malattia, non è che è nata oggi, non esisteva, pure la xylella fastidiosa è stata diagnosticata, ma secondo me è sempre esistita, solo che era circoscritta, non ha causato male, però trovando delle condizioni particolari è diventata adesso esplosiva, e quindi stanno prevedendo un disciplinare di lotta obbligatoria. Ma pare che sia diventato, ho sentito degli ingegneri, sì, speriamo che non lo sia. Speriamo che non lo sia un business. Speriamo che sia concreto. Ma penso che, siccome c'è stato l'interazione dell'osservatorio regionale, penso che non sia un business. A meno che non ci siano degli aspetti che hanno dei costi purtroppo fissi, e quindi non ci sia un'alternativa. Al momento. Vediamo la cosa sotto un'altra ottica. Mi soffermo per chiudere il quadro della lotta biologica e della lotta integrata. La lotta integrata è una via di mezzo tra l'agricoltura biologica e l'agricoltura convenzionale. È una metodologia di agricoltura che prevede l'utilizzo di tutti i metodi a disposizione. Quindi parte dell'agricoltura biologica, chissà un fitofarmaco di estrazione naturale, mezzi agronomici, un principio attivo di lotta chimica previsto in determinati disciplinari, eccetera, eccetera. Quindi è una via di mezzo. Poi sicuramente nelle prossime giornate ci sarà il collega, molto probabilmente domani, che vi spiegherà le certificazioni delle produzioni. Come vi dicevo, la qualità non la bisogna lasciare a sé stante, bisogna anche certificarla. Ci sono tanti metodi per certificare le nostre produzioni. Uno di questi è l'Europe Gap, la Global Gap, cioè entrare in sistemi internazionali, non solo della Comunità Europea, ma oltre la Comunità Europea, per certificare le nostre produzioni. Hanno dei costi, però quando vendete in determinati settori, soprattutto della grande distribuzione, che richiedono queste certificazioni, e quindi bisogna rispettare certi principi attivi, non se ne possono utilizzare tanti, determinate operazioni culturali, eccetera, eccetera. Quindi informatevi
su questo tipo di certificazione. Un ambiente molto, un argomento molto complesso che richiedono molte ore e non abbiamo il tempo materiale. Qui ci sono delle schede riferite alle singole coltivazioni e qui ci sono delle slide riferite alla, alla vita, però non entriamo nel, nel merito. Vi voglio giusto trattenere l'ultima mezz'ora, se me la consentite, su un bando importantissimo. Per me è stato un volano per far cambiare molta mentalità, soprattutto agli anziani, che è la biodiversità. E questo è un bando sempre della Regione Puglia, l'azione 3. Esistono due azioni, sempre misura 214, cambia l'azione. Cioè l'azione 3, che è la biodiversità vegetale, e l'azione 7, che è la biodiversità animale. Noi, ve lo riassumo in breve parole, stiamo perdendo molto germoplasma, molta genetica stiamo perdendo, perché stiamo primeggiando le varietà più diffuse al mondo, perché ce le richiede il consumatore, perché ce le richiede la grande distribuzione, ci sono mille ragioni. Però nel tempo perderemo, avremo come per i suoli la desertificazione anche per l'agricoltura, se non iniziamo a ragionarci coscientemente perderemo un patrimonio genetico inestimabile. Non è un danno per noi, ma è un danno per le future generazioni, perché queste varietà possono avere nel loro, che noi al momento non conosciamo in toto, possono avere dei geni che ci possono aiutare alla risoluzione di determinate malattie o altro, per cui è necessario preservarle. Non si può non considerare le specie che hanno caratterizzato il nostro territorio, che hanno tramandato i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni. Quindi sono le specie autoctone. C'è stato un bando della Regione Puglia, pochi soldi, però l'obiettivo, la finalità era proprio questo, di mantenere la biodiversità. Che cosa si intende per biodiversità? Cioè dare la possibilità alle aziende che possedessero queste varietà rare, antiche, di avere un contributo, di mantenerle, di riprodurle e di diffonderle e di pubblicizzarle. Ci sono degli istituti come il CRSA, l'Istituto Sperimentale di Agraria, della Facoltà di Agraria, che hanno ulteriormente incentivato questo bando, dando all'agricoltore che diffondesse, pubblicizzasse i propri terreni dove ci sono queste varietà, di dare un maggiore contributo. Questa è stata una rivoluzione da parte della Regione Puglia, una cosa innovativa, che in altre regioni può darsi che sta da diversi anni, però meglio tardi che mai, nel senso che è comunque un bando veramente studiato bene, che non contempla proprio tutte le varietà nostre pugliesi, ma un buon 80-90%. Il contributo, ho detto, è minimo. Adesso vi spiego. L'impegno è come per il biologico, 5 anni, ogni anno il contributo, gli agricoltori diventano coltivatori custodi di queste varietà, devono essere tutti imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti alla Camera di Commercio, come sempre. Vi faccio un esempio. L'olivo, ci sono per esempio l'oliarola garganica, Inzibimbolo, cima di Bitondola, per esempio, cima di Mola, non so se vi sono familiari, cima di Fasano, nel territorio di Brindisi per esempio Donna Francesca, Leocarpa, la limona anche diffusa nella provincia di Bari, sono varietà che se chiedete ai vostri nonni, i vostri genitori, le conoscono e ci sono, sicuramente in ogni terreno, in ogni territorio ci sono, per esempio la mele, la pasola qua io l'ho già vista strada facendo prima che arrivassi, la conosco, è una varietà da tavola, da mensa, ed è molto buona. La mele è molto simile, ce ne sono, ve lo potete scaricare da internet questo bando, anche se ne sono uscite due volte. Questo bando è uscito nel 2011 e nel 2013, già scaduto un mese di tempo come sempre, vabbè, speriamo che aumentano
i tempi per la partecipazione. Lo stesso per la vite, l'Ottavianello, l'Aleatico, il Francavidda, proprio questo è proprio specifico. Ci sono le schede tecniche, quindi io sono giovane, non le conosco, come faccio a capire se nel mio appezzamento ci sono queste? Ve ne potrei citare tantissime, però non vi voglio far perdere tempo sulla tabella, vi faccio vedere proprio le varietà. Eccole qua, per esempio la bicocca, che è il primo in ordine alfabetico, ci sono i centimetri, le dimensioni delle foglie, del fiore, della fioritura, della raccolta, della produzione, tutto c'è. L'abicocco, ce ne sono tantissime. E questo è ancora su internet, trovate anche i bandi del 2000 della Regione Puglia, quindi li dovrete solo scaricare. È ovvio che io questo rimprovero, perché è un rimprovero che vi sto facendo, è per la prossima programmazione, che dovete partecipare tutti quanti, dovete diffondere questo bando, perché questo è un bando a voi più vicino, che siete un'agricoltura naturale, ma non solo a voi, anche a chi fa l'agricoltura intensiva e ha una varietà di questi, due alberi, tre alberi, per esempio se andate a Turi, che è un territorio vocato alle ciliegie, tantissimi agricoltori non sapevano, o meglio, sapevano di avere la varietà limone, che è la varietà di ciliegie gialla, chiamata volgarmente la napoletana, e nessuno voleva, non sapeva di questo bando, quindi li ho dovuti prendere, diciamo, sul filo di rano per farli partecipare. Sono pochi soldi, che adesso vi spiego gli importi, però ti consentono di essere un agricoltore custode, cioè responsabile di possedere il tuo appezzamento in quella particella tot alberi rari. Ve la faccio vedere la limone, perché la conoscete tutti, è la ciliegia che mangia. Si possono certamente innestare, sono ciliegie che non hanno trovato diffusione, perché è un po' più troppo dure, un po' perché è troppo morbide, facilmente deperibile. La limone, la varietà di ciliegie limone, è stata soppiantata nel mercato, perché il giorno che è matura, il giorno dopo la devi consumare, se no non arriva al terzo giorno, si guasta. Quindi ci sono tantissime varietà. Eccola qua la limone, tutti l'avete mangiata, l'avete conosciuta, e sicuramente qualcuno di voi la possiede nei propri appezzamenti. Così i fichi, le pere, gli ortaggi, ce ne sono. Io vado a vedere la mela ghiaccio, la mela ghiacciata, questa era la mela dei nostri nonni, non esisteva la Delicius, la eccetera eccetera, la mela di maggio per esempio, le mandorle, voi che avete la celiese, dovevate partecipare a migliaia a questo bando per la celiese, non ha partecipato nessuno alla provincia di Bri. Deve essere imprenditore, questi soldi vanno a chi vive di agricoltura. La mollese ce l'avete anche voi, ce ne sono tante. Se una vostra varietà, tipica vostra, non è stata menzionata in questo bando, dovete fare un'istanza alla Regione Puglia. Guarda, la foto, il centimetro, questa ce l'abbiamo solo noi a Ceglie Messapica o ad Ostuni. Esistono tutte, perché queste sono in via di estinzione. Di alcune di proprio di queste varietà proprio sono pochissimi individui in tutto il territorio regionale. Io vado veloce, non perché non vi voglio far vedere, perché il tempo stringe e vi voglio dire tante cose. Per esempio i fichi, c'è tutto il territorio di Mola di Bari, che c'è una varietà di fico che è al 100% tutta quella varietà, un'azienda sola ha partecipato, un'azienda sola, e là sono tutti imprenditori agricoli. Non si conosce. Oggi l'agricoltore, come l'industriale, si deve informare giorno per giorno, deve accendere il computer e deve
iscriversi alla Regione Puglia per avere la mail list. Sono tutte le varietà nostre, sono chi ce ne ha due, chi ce ne ha cinque, stanno in tutto. Io vado veloce, perché mo passo anche gli agrumi. Chi è che si stava lamentando prima degli agrumi? Stanno tutti gli agrumi nostri, le pesche, i cereali, le leguminose, la lenticchia di Altamura. La lenticchia di Altamura, 10 domande. Soldi che sono tornati indietro alla comunità europea, non vi dico quanti soldi sono tornati. La cicerchia, che speriamo che ve la spieghi domani, dopo quando è che ci saranno, ha tantissime proprietà, non se ne può mangiare tanto, però ha tantissime proprietà la cicerchia, ne esistono diversi tipi, il fiore è caratteristico, bellissimo il fiore della cicerchia. La fava di Zollino, il carpino, che è proprio mi sa vostra. Sì, dal sito della Regione Puglia mettete biodiversità vegetale e vi uscirà anno 2011 o 2013, è lo stesso file che vi so. Volendo io comunque do tutto il materiale che avete visto e anche quello che forse non riusciremo a vedere perché siamo già in addirittura d'arrivo. Lo manderò, poi voi date i vostri indirizzi email e vi verrà tutto. Sì. Sì, è bello pesante, saranno 7-8 mega, però sì, ma tutto comprende, le olive da tavola, da olio, carciofi, per esempio il carciofo violetto di Mola di Bari, lo stesso, una domanda sola. La carota di Polignano, chi è che stava parlando prima di Polignano? Nemmeno una domanda da Polignano, nemmeno una domanda a Polignano. Ci sono tantissimi prodotti, pomodori, anche qua ci sono la famosa batata leccese che stavamo parlando prima nella pausa. Io non l'ho mai assaggiata, per esempio, non la conosco purtroppo. Il melone, questo è della zona del Salento. Santa Maria di Leuca, poi c'è la baresana rosa, la baresana gialla, per chi ha i vigneti da tavola, insomma ci sono tantissime varietà. Allora gli importi, bastano 25 ceppi di vite, quindi del premio della vite, e si prendono 400 euro. No, per tutta l'azienda. Se tu all'azienda c'hai minimo 25 ceppi, ti danno 400 euro. Ve lo dico preciso l'importo che c'è nel volantino, eccolo qua, che l'ho fatto io questo volantino. Oggi è lento il computer, oggi mi sta abbandonando. 397, 400 euro. 5 piante di fruttivi, per esempio, una di mandorla, due di pesca, una di mela, insomma. Bastano 5 piante, prendete 500 euro. Dove sta? È sparito. All'anno, per 5 anni, fruttivi, 417 euro. Ovviamente, se voi ne avete 300, allora dice, allora 300 dovrei prendere 400. No, purtroppo è ad azienda. È cumulativo, ma ne dovreste avere tantissime. Cioè, vi spiego. Per i fruttiferi ne bastano 25 euro, scusi, per la vite ne bastano 25 ceppi per avere 397. Per avere i successivi 397 ne dovete avere 2500 ceppi. Okay. Per i fruttiferi 417 euro per 5 piante di frutti, che possono essere misti, ho detto una di mandorlo, due di fico. Per avere il premio successivo, cioè gli altri 417, ne dovete avere 250. L'olivo, per l'olivo 40 piante vi danno 175 euro. Se ne avete, per avere il premio successivo ne dovete avere 100 per l'ettaro successivo, quindi per le olive, chi ha le varietà, le grosse aziende che hanno preso importi più consistenti hanno preso proprio sui. Invece le colture seminaticole dovete avere 1000 piante, per avere il premio successivo ne dovete avere 10.000, quindi è notevole. Se la Francia riuscisse a tutelare
potete fare anche il progetto collettivo, l'importante che chi partecipa è iscritto alla Camera di Commercio. Quindi potete fare un'unica domanda con 5 aziende, 3 aziende, 5, ovviamente poi sarà il beneficiario che dividerà per le rispettive aziende l'importo. E sulle aziende anche cooperative? Cooperative, associazioni temporanee di impresa, l'importante è che siano iscritte alla Camera di Commercio e che hanno come oggetto sociale l'attività agricola, ok? Quindi di questi sono avanzati tantissimi soldi e sono tornati indietro, purtroppo. Vedete, il BURP numero 47 del 31, questo è il bando del 2011. Nel 2013 hanno aggiunto altre 2-3 varietà di orticole e qualche altra cosa. Però ve lo sfogliate con calma a casa. Dobbiamo aspettare. Il prossimo sarà dopo il 2015. Poi che altro vi volevo far vedere? Tu le metti, già sei custode, ma non ricevi nessun aiuto comunitario. Quando esce il bando, dici, vai al tecnico, vai al sindacato che sei iscritta come azienda agricola, dici, guarda che è uscito questo bando, se devi essere tu che devi informare il sindacato, dici, mi metti queste varietà che ce l'ho, 2 nella particella 85 in agro di Celle MSA, l'altra al foglio 10 in agro di Ostuni. Purtroppo è così. Io ho collaborato, io ho iniziato la mia attività professionale un anno a Firenze e poi sono ritornato in Puglia e ho collaborato con i sindacati. Alcuni sindacati qualche bando te lo promuovono, altri presi da altre scadenze, l'IMU 730... gli arriva la comunicazione dalla sede provinciale ma la cestinano e quindi non fanno l'incontro, non lo dicono all'assessorato del comune dove sta la sede e non lo dicono neanche a voi. Però oggi la tecnologia, ognuno di voi ha un computer a casa, è vero che ogni giorno non si può mettere, però ho detto, se vi iscrivete alla Regione Puglia, la Mellista Agricoltura, ti arriveranno ogni giorno, ogni settimana delle comunicazioni, quando esce il bando ti arriva proprio il bando. Purtroppo oggi l'ignoranza paga, non sta niente da fare. Oppure deve trovare un tecnico preparato, ma sicuramente su Celle ce ne saranno, del luogo suo di residenza ce ne sono, cioè gli agronomi in Puglia sono tanti, sono tantissimi. Un agronomo, un perito agrario, un agrotecnico, anche un geometra, che però è iscritto alla Regione Puglia come tecnico. Ovviamente. Che è conoscenza di tutti questi casi, sì. Sì, tenga conto, faccio questa premessa e la chiudo, che quando escono questi bandi, la Regione li fa uscire quasi tutti insieme. Vacanze dei tecnici non ce ne sono. Si lavora di sabato, di domenica, tutti i giorni. Si e quindi anche il tecnico. Sì, si sente con l'amministrazione comunale del suo paese, ma difficilmente va a sollecitare paesi vicini, perché non ha il tempo materiale di istruire le domande, consegnare le domande alla regione, farle firmare. E il tempo è brevissimo, a meno che non ci sono delle proroghe. Sì, si interessa, perché già... Sì, io con alcune aziende lavoro molto con la posta elettronica. Riesco è il contatto telefonico, però poi per la firma ci si deve vedere per forza. Sì, 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 e l'ho detto, io faccio parecchi chilometri con la mia auto per cercare di avere più aziende, per far conoscere più aziende. Alcuni amministratori mi elogiano, altri amministratori non ne frega più di tanto, quindi è così, purtroppo è così. Ma la domanda deve passare sul sindacato? Assolutamente no, può farla o il sindacato che ha la password del programma della Regione Puglia o il tecnico dando il vostro documento di identità alla Regione Puglia. Io col mio codice fiscale mi aggancio al tuo codice fiscale e quindi so il tuo fascicolo aziendale, i tuoi terreni, devi essere tu a dire guarda io voglio partecipare a questo bando,
con questa tipologia, qui ci sono queste piante, ti scansiono la mappa catastale che ho a casa, ho uno schizzo delle particelle mie e ti metto i punti dove stanno il numero di piante biodiverse. Quindi non lo possiamo fare da soli? Dobbiamo farlo tramite... Da soli no, no. Perché è un programma della Comunità Europea, AGEA, che sono accreditati solo le associazioni sindacali e i tecnici abilitati. A meno che voi nella vostra famiglia avete una figura professionale, un ingegnere, un architetto, un geometra, quello che sia, dici lo faccio io il bando, nel senso voi titolari, che poi non è difficile come programma, però mi serve le tue credenziali, perché devi essere un professionista abilitato, cioè iscritto ad un ordine professionale, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, bisogna avere il timbro, non ci sono alternative. Vi spiego brevemente il muretto a secco, lo so che orario alcuni di voi hanno fatto parecchi chilometri, anch'io, però vi rubo giusto un altro 2 minuti di pazienza. Siccome vi ho fatto la spiegazione dei bandi inerenti alla Regione Puglia, vi completo lo scenario con... Queste per esempio sono le foto aeree che vi dicevo prima, che ve lo fanno, su sovrapposizione catastale. Questo è servito per un bando dei muretti a secco in cui alla regione bisognava dire i tratti delle particelle in cui volevo ristrutturare i muretti. Questo invece in quest'altra diapositiva vi faccio vedere le zone SIC e ZPS, è un altro layer che si sovrappone l'ortofoto, cioè la foto aerea, che vi dico che queste zone di questo verdino colorate sono zone paesaggistiche di interesse naturalista. Quindi uno, come in questo caso questa particella al centro, che era quella che abbiamo visto prima nello specifico, significa che ricade in una zona paesaggistica, al massimo dei punti, perché è una zona in cui qualsiasi agricoltore che fa la domanda in queste aree al massimo dei punti e vince i bandi. Sempre per i muretti a secco, e chiudo il muretti a secco brevemente, l'aiuto comunitario di questi bandi, per esempio sono usciti anche qui 2 bandi, per fortuna questo bando ha esaurito tutte le risorse, c'è qualcosa di positivo. Vabbè, quella che vi ho fatto vedere è una mia azienda di Castellana Grotte, però in tutta la Puglia ci sono delle zone, ci sono quasi ogni paese c'ha le zone naturalistiche che hanno che la regione, se voi mettete sul sito della Regione Puglia aree naturalistiche del comune vostro, vi esce qualcosa o non vi esce niente, perché il mio paese per esempio non ha aree naturalistiche, però i paesi vicini sì. Si fa una relazione agronomica, qua non vi faccio, si fanno le foto ante e le foto post investimento, post miglioramento. Ma vi faccio vedere, si fa tutto un calcolo, siccome i muretti non sono parallelepipedi ma sono trapezoidali, quindi si fanno dei calcoli, insomma il mio lavoro, vi sto facendo vedere il mio lavoro. Andiamo avanti, vi faccio vedere poi quelli ripristinati. Ma questo quindi è un bando per ripristino dei muretti a secco, se avete come azienda agricola, questa l'hanno rifatto, così era nel 2009, il 18/6/2009. Il 31/8/2012 era così. Ovviamente non bisogna abbattere le querce che vi crescono, perché creano un microambiente per il riccio selvatico, eccetera, eccetera, che purtroppo non abbiamo il tempo di spiegare. Si fa la cubatura, la regione vi rimborsa 70 euro a metro cubo, quindi si fa quell'area come vi ho fatto vedere prima e vi dà 70 euro a metro cubo. Se mettete una ditta esterna, una ditta edile che vi fa questi lavori, come nel mio caso, se invece lo fate voi come famiglia del titolare, avete una riduzione di 46,80 euro a metro cubo. Tenete conto che i murettisti si prendono importi anche più bassi di questi, quindi è a vantaggio. È notevole questo bando che ha fatto la regione, è un notevole vantaggio
L'unica diciamo nota negativa che l'agricoltore deve anticipare le fatture e poi la regione ti rimborsa. Vedete qua come si vede la pietra. Solo aziende agricole. Solo ripristino, non è che non c'era in quel tratto di confine, non c'era, no, assolutamente. Infatti bisogna dare le foto ante e post. Infatti si vede la quercia è questa qui. E poi niente, perché hanno anche le foto aeree, se ne accorgerebbe se li stai frodando. Non si sfugge più, non si sfugge più. Adesso bisogna rispettare in maniera trasparente tutto. E se si fanno questi progetti in questa maniera, chi viene a collaudo perde un minuto, verifica e vedi, sta tutto perfetto, come mi è dimostrato dal tuo tecnico. Non correte nessun problema. Se invece vedono frodi, poi hai denunce, restituire i soldi indietro. Che non lo ripari, fai una foto falsa di un'altra parte. Anche il tecnico poi passa i guai. Rispettate ciò che prevede il bando, non fate i furbi di quartiere che non servono a niente. Quindi non solo per le aziende, ma anche per le associate dell'azienda. In che senso le associate? Le associazioni sono le cooperative che possono fare la stessa, la società che può fare la stessa domanda, il consorzio che può fare la stessa domanda. Temporanei di impresa. Ovviamente leggetevi il bando prima, perché se lo escludono non potete partecipare. L'ultima cosa, già che stiamo nel GAL Alto Salento, per completare il discorso riguardante l'agricoltura legato al turismo, sapete che ogni territorio è compreso in un GAL, cioè un gruppo di azione locale. Il GAL comprende in genere almeno 3-4 comuni. Ci sono una serie di finanziamenti messi a disposizione del GAL tramite la Regione Puglia e la Comunità Europea, e ci sono diverse misure che consentono di ristrutturare strutture come i trulli, i pagliari, le norie, gli agriturismi. Per esempio la 311 premia proprio questi, gli agriturismi. Ve li volevo spiegare con un contributo al 50%. Non abbiamo il tempo, tutto ciò che riguarda la ristrutturazione, l'impiantistica, anche i tecnici vengono pagati dal GAL. Se uno vince la domanda per l'agriturismo, il 6% previsto dal bando è per il tecnico, di cui la ditta riceve metà del contributo che ha pagato la fatturazione del tecnico, quindi l'ingegnere, l'architetto che avete messo per la ristrutturazione, la dia al comune, se volete fare una polizza fiduciaria che non avete soldi, chiedete quindi un mutuo, vi viene tutto pagato, ovviamente a seconda del bando. In questo bando, per esempio, l'agriturismo del vostro territorio di Celle Messapi, per l'agriturismo davano un valore massimo di progetto di 280.000 euro, danno un contributo massimo del 50%. Ovviamente se avevate un progetto da 400.000 euro, loro ti danno sempre la metà di 280. Che altro vi posso dire? Le masserie didattiche, le masserie sociali, se volete fare delle ludoteche in campagna per attirare maggiormente un contesto di quella contrada, che è una contrada che vive in estate. È tutto finanziato, bisogna solo sfruttare il bando al momento giusto. Questi sono tutti scaduti. Però per la prossima programmazione sfruttati al massimo. Che altro vi posso dire? Più o meno sono gli stessi importi, gli stessi aiuti al 50%, anche il fotovoltaico. Se volete mettere nell'azienda i pannelli fotovoltaici, l'impianto eolico, tutto, lì però è al 40%. Che altro vi voglio fare? Esatto, questo qua proprio è quello del fotovoltaico. Microimprese, per esempio chi lavora la pietra, i muretti a secco, chi fa l'oggettistica nella pietra, chi fa il falegname, cioè attività che stanno scomparendo, doveva sfruttare la misura 312. Danno un contributo fino a 25.000 euro per la ristrutturazione del locale in cui tu promuovevi il tuo lavoro. Chi voleva fare un tarralificio, chi voleva fare
un miglioramento della pasticceria, tutto nei GAL, perché sono promozione dei prodotti tipici locali. Voi che avete il pasticciotto, il biscotto Cegliese, potevate sfruttare tutto questo bando, 25.000 euro, ovviamente la metà, per chi voleva aprire un'attività di questo genere. Anche chi nelle Cese, il pasticciotto Leccese, poteva sfruttare questo. Lo stesso per il commercio, per l'utilizzo di software, tecnologie, tutto. Che altro vi posso dire? Anche per il tempo libero, anche per i comuni, ci sono delle misure specifiche per i comuni. Il comune che volesse ristrutturare la propria biblioteca, chi il centro storico, particolari zone, monumenti che hanno un valore paesaggistico, architettonico, lo stesso, sia privato che pubblico. A seconda del bando può partecipare a fare la domanda solo il comune o anche il privato. Ci sono delle misure proprio ad hoc per le cisterne, le neviere, i trulli, tutto, anche le neviere, per esempio, non so se a voi sono diffuse le neviere, dove prima si veniva conservato il ghiaccio, quelle lo stesso rientravano in questa misura. Anche privati, ci sono dei bandi solo per i comuni e dei bandi soprattutto per i privati, ci sono soprattutto quelli che hanno il vincolo paesaggistico, quindi sia privato che pubblico. Voi che avete il Palazzo Ducale, eccetera eccetera, il Castello Stupendo, potevate sfruttare la ristrutturazione, potevate sfruttarla a 100% o a seconda del bando al 50% più misure, però è il comune che doveva partecipare per il palazzo, è un privato e doveva partecipare il privato. Che altro? I GAL quindi avevano come intento, come obiettivo, quello di promuovere le zone rurali, incentivarle con delle ristrutturazioni, delle creazioni di microimprese o l'ampliamento di quelle già esistenti, però sempre legato ai prodotti tipici del luogo. Io vi mando comunque le altre diapositive sulla nuova PAC, sul greening, che non abbiamo avuto modo di spiegarlo, così è molto sintetico, potete leggerlo anche senza la mia spiegazione. Il green, l'anno prossimo ci sarà la riforma dell'agricoltura. Oltre partono tutto il PSR, verranno dalla comunità europea, verranno ridistribuiti i premi comunitari per la coltivazione dei propri terreni. L'ortofrutta avrà un premio che fino ad oggi non aveva, oggi solo gli oliveti, i seminativi e chi ha le aziende zootecniche un premio. Invece dall'anno prossimo chi ha i vigneti, chi ha i pescheti, chi ha le albicocche potrà avere un premio. I mandorleti che li avevano esclusi mo rientreranno, ci sarà un premio, sì vi manderò anche questa, trovate tutto, saranno diversi file della mia lezione, però troverete tutto. Non lo sappiamo ancora, ma quasi sicuramente sarà come impresa, però fino ad oggi anche chi non aveva l'impresa beneficiava di questi aiuti. Molto probabilmente il piccolo agricoltore sotto i 2-3 ettari, senza partita IVA agricola, senza iscritto alla Camera di Commercio, eccetera, potrà beneficiare. Invece l'azienda che supera certi ettari deve avere per forza l'iscrizione se vuole avere questi aiuti comunitari. Sì. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro... Grazie a voi della presenza. Vi auguro di diffondere questi messaggi ai vostri concittadini, ai vostri colleghi, in modo che si sfruttano tutti i finanziamenti possibili, immaginabili, e non solo, perché ho detto le finalità non solo per i soldi, ma anche per mantenere il nostro territorio. Sì.